Patatine e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video, finalmente un haul. Da quanto è che lui non comprava qualcosa? Come avete letto dal titolo, è un haul particolare perché nel titolo c'è una parola particolare, ossia Primark, che o Gloria è andata all'estero o Primark è arrivato in Italia. Come molti di voi sapranno, Primark finalmente è sbarcato in Italia. Poi faccio così che manco sapevo che cavolo era Primark, nel senso sapevo che era un negozio di vestiti, cose di casa, accessori eccetera eccetera, ma non avevo idea di come fosse in realtà il marchio, cioè lo stile, la qualità eccetera eccetera. Sapevo solo che era un marchio che vendeva a prezzi veramente low cost. Quando ho sentito che apriva il centro commerciale di Arese, ho detto ok, questa è la mia occasione per andare a vedere che cosa vende sto benedetto Primark. Ebbene sì, questo è il bustone, da come avete visto nella miniatura. Questo è il bustone gigante di Primark. Non ho fatto una spesa esagerata, questo perché ci devo tornare. Sono andata in realtà a guardare un po' i negozi, a vedere che cosa vendevano, poi insomma per fare anch'io l'intrusa e dire sì, sono stata all'apertura, wow che cosa fichissima. Mi sono appena ammazzata le unghie perché sto sbattendo le mani. Sono stata anche da Stradivarius, infatti vi farò vedere che cosa ho preso. In realtà, come vi ho anticipato, sono andata a vedere com'era il centro commerciale, dato che è vicino a dove lavora Andrea. La mia mamma era a casa e quindi ci siamo organizzate per andarci. Sono rimasta tutto il tempo con la bava alla bocca per tutti i bellissimi negozi che ci sono al suo interno. Come vi ho detto, non ho preso granché, anche se la busta è enorme, sembra che ho svaligiato Primark, non è così. Io terrei Primark per ultimo e vi farei vedere da Stradivarius che cosa ho preso. Innanzitutto siamo andati anche da H&M, che hanno aperto il primo in Italia H&M Home, e infatti ci hanno fatto la foto, due foto. Una l'ha tenuta la mia mamma, che è a forma di casa rossa con la nostra foto, e un'altra nella sezione H&M normale, quindi quella dei vestiti, sempre io e la mamma, però con questa cosa a cuore, che è stupenda. Guardate, io sembro tipo un cadaverino bianco. Eccoci là. Tempo fa ho provato i pantaloni della Roberta, che sono questi pantapalazzo, chiamiamoli così, un po', c'è una mosca che gira intanto, un po' più corti, si chiamano tipo quasi a pinocchietto, non so come si definiscano i pantapalazzo a pinocchietto, vabbè avete capito, insomma quelli non che arrivano un po' sopra la caviglia. Però lei ha degli spacchi, sono di questo tessuto molto molto rigido, sembra quasi pannoleggio, ma veramente bellissimi. Ha due pants qui, questo spacco che parte dalla fine della coscia, inizio ginocchio, fino alla fine, che infatti fa intravedere un po' le gambe quando cammini. Sono stupendi. Quando li avevo visti, li avevo provati, mi sono detto ok, o torno da Zara e li cerco in vano, infatti non li ho trovati, oppure cerco dei pantaloni simili. Sono stata, diciamo, fortunata, perché ultimamente sta andando proprio la moda di questi pantapalazzo fatti così, e ce ne sono di diversi tipi. Infatti ne ho provati parecchi. Quelli che ho provato io, questo modello qui, di questo, chiamiamolo chiffon, però fatti come vedete larghi e fatti in questo modo, quindi cadono, vestono molto morbido. Comunque nel vlog li avete visti, perché c'è lei che balla tipo da scema nel pezzo del vlog. Tra l'altro questi qua identici lei li ha trovati da Zara, e qua davanti sono fatti elasticizzati. Li ho pagati 15,95 euro. La mia è una M, li ho presi M perché io ballo tra la 42 e la 44, dipende dalle taglie, se sono italiane, europee, non ci capisco mai una mazza, insomma. Io so quali sono le mie misure in centimetri, perché quando ordino online ho la lista di tutte le mie misure in centimetri, però quando vado a comprare o prendo la 42 o prendo la 44, a volte anche la 40, dipende, perché non sono quelle taglie effettive. Io non ci ho ancora capito qual è quella, la mia italiana e la mia europea. Comunque questa è una M per capirci, e veste veramente comoda, cioè poi è elasticizzata, quindi è davvero comoda. Poi questi qua sempre da Stradivarius, che ho preso diversi perché li ho provati, la ragazza me li ha portati da provare, mi ha portato un bel po' di pantaloni da provare, e questi qua mi stavano bene. Infatti mi fa no, se questi non li prendi, no, ci stanno benissimo, sono molto belli e sono eleganti, cosa che io non ho. Cioè nel mio armadio non ho quasi niente di elegante, cioè dico di pantaloni, ho jeans o pantaloni che sono sì magari il taglio elegante, però sono particolari. Questi qua sono semplici, neri, anche qua hanno l'elastico nella parte dietro, davanti no,
e hanno le pens come vedete qua davanti, praticamente a sigaretta, dritti, semplicissimi. Infatti questi nella parte del ginocchio polpaccio mi stanno più stretti e sono veramente belli, vestono davvero bene, sono comodissimi anche questi, di un tessuto quasi, un tessuto un po' più rigido dell'altro, questo qua un po' più morbido. E questi qui sono costati, anche questa M, sono costati 19,95. Passiamo con la busta di Primark. Che cosa ho preso da Primark? Non ve lo tiro fuori dalla busta perché ce l'ho fuori. Questo cuscinone che non ci sta neanche nell'inquadratura. Questo qui è un cuscinone bellissimo della collezione che appunto era esposta fuori nella sezione home. Tra l'altro, se volete fare il letto all'americana, questo qua ci sta da Dio, perché poi mettete questi qua davanti o dietro, insomma, e poi cuscini quelli normali davanti o dietro, insomma, poi dipende da come volete studiarvi la cosa. Però è veramente bello questo tipo mandala, ci sta da Dio con la camera, come vedete lo stile più o meno è quello. E questo qua, sparate quanto potrebbe essere costato con fodere, cuscino, tutto quanto insieme: 10 euro. Cioè io quando ho letto ho detto ok, no, non ci posso credere, no 10 euro, cosa? Cioè un cuscino del genere, io li ho visti anche piccolini che costavano 15-30 euro, questo 10 euro. C'è la fodera e c'è il cuscino dentro, e vi assicuro che qua è fatta pure bene, perché la fodera sembra quasi piumino, cioè tipo con tutta la trapuntina, ecco, sembra quasi una trapunta. È veramente fatto bene, morbidissimo, bei colori, super cicciottoso, 10 euro. Cioè, poi cosa ho preso? Sempre rimanendo in tema casa, ho voluto prendere anche tutto il set completo per il letto, che ricorda molto la fantasia, infatti era tutto insieme nella stessa collezione. E questa qua è la Moroccan Paisley, e come vedete è matrimoniale però king. C'è la double che è già grande, poi c'è la king che l'ho presa perché non mi ricordavo se il letto Ikea, che questo è il letto Ikea, fosse tipo enorme, quindi ho detto senti, sai che c'è, lo prendo grande, poi al massimo ci balla dentro. E questo, che dire, è fatto veramente bene, ma la cosa figa è che il copriletto a sacco, cioè il lenzuolo a sacco, dove dentro ci mettete praticamente il piumino, la trapuntina, insomma quello che è dell'inverno, oppure lo tenete così per l'estate. Sparate, dai, vi do qualche secondo. Quanto potrebbe essere costato? 20 euro, cioè 20 euro sta cosa qua, che ripeto, anche da Ikea, io faccio i paragoni con Ikea perché secondo me è quello tra tutti che vende le cose fighe, ma più basse rispetto magari a tanti altri negozi. Io è quello dove magari poi vado anche di solito. E Ikea io questo, no, questo, quello che metto bianco, no, panna nero, vabbè, l'ho pagato tipo, cos'è che è costato? 40 o 60, no, forse 60 euro. Cioè, sta roba qui 20. Ed è fatto veramente bene, è un cotone spessissimo ed è stupendo, mi piace un sacco. Guardate il disegno quanto è carino. Passiamo ai vestiti. Qui nella sezione vestiti purtroppo non ho trovato un granché, perché nel piano inferiore c'è tutto vestiti, accessori, pigiami, tutto quanto da donna, e nella parte superiore c'è uomo, casa e bambino. Hanno dato tanto spazio a uomo e bambino che potevano secondo me allargare un po' di più la parte della casa, che non sono rimasta delusa perché non essendo mai stata da altri Primark non so in realtà come siano. C'erano un sacco di cose belle che non ho preso perché vabbè, non dovevo prendere niente quel giorno, però non c'era quel capo che dicevo ok, lo prendo. E comunque di magliette non mi sono lasciata scappare questa, che come vedete è un crop top, ma neanche tanto corto, è abbastanza lungo, a maniche corte con i risvoltini sulle maniche, e ha questo disegnino bellissimo con la luna. E questa l'ho pagata 4 euro. Questa taglia europea 40, 4 euro questa maglietta, e vi assicuro che è fatta veramente bene, 4 euro. E appena l'ho vista ho detto oddio è mia, fium, ho preso subito. Ultimo capo di questo haul, questi jeans. Non dovevo prendere né jeans, ho un sacco di jeans, ogni volta che vedo un jeans dico ok, non lo prendo, non mi serve, poi lo prendo. Questo jeans qui è semplicissimo, ha tutti questi spacchi, io non sono neanche tanto per i jeans con gli spacchi, ma è tipo un boyfriend, dovrebbe essere questo, sì esatto, boyfriend slim, quindi non veste largo come i classici boyfriend jeans, anche perché io li provo i boyfriend jeans e non mi stanno come dovrebbero stare, perché ho le cosce belle sode larghe, quindi non mi cadono. Cioè secondo me per i boyfriend jeans devi avere le gambe a stecchetto, quindi a stuzzicadenti tipo, e secondo me stanno benissimo. A me che ho le cosce belle potenti non mi stanno bene, quindi anche i boyfriend jeans sembrano degli skinny, ultra skinny. O se prendo taglie larghe mi cadono, letteralmente. Quindi vabbè, ho provato questi qui, che infatti sono dei boyfriend ma slim, nel senso che vestono comunque stretti. E provandoli mi sono piaciuti subito, infatti nel vlog si vede che li ho provati, lo vedrete.
vedrete il vlog, sì, dovete ancora vederlo. Comunque si vede quando vado in camerino e li provo. Mi piacciono un sacco, infatti mi hanno convinta nel camerino e ho detto ok, li prendo. Questi qua sono costati un pelo di più, sono costati 19,90 mi pare. No, 19 euro questi qua. Però sono fatti tutti bene questi capi qui. Non pensavo, perché ho detto vabbè, la roba costerà poco, ma saranno delle cinesate alla, che ne so, Sammy Dress, quella roba lì. Invece no, sono veramente fatte bene. Ci tornerò e sicuramente vedrete, sicuramente, dico sicura, sottolineo sicuramente, vedrete un altro haul di Primark. E quindi questo è tutto. Detto ciò, sì, lo so, non vi ho fatto vedere chissà cosa, però ci tenevo a farvi vedere questi capi così li posso indossare. Per dirvi che sono stata al centro commerciale e dirvi la mia su Primark, che non c'ero appunto mai stata, quindi ci tenevo proprio. Spero vi sia piaciuto questo haul non tanto pieno di cose, ma vabbè. Io per adesso vi mando un mega bacione, un abbraccio cicciottoso e ci vediamo al prossimo video. Ciao patatine e patatini!